Quando è che arriviamo? Ma arriviamo, poi sì. Dici sto qua anche prima. Mi sono scansata e sono affamata come un lupo. Che fu? Che ne so. Un lupo? Ancora questo lupo? Non sia mai. Che? Mistero diavolo? Meno della carne tanto sta festa. Sì. Tu sei dubbiosa. Vuoi tornare a casa tua? No, io sono con te. Francesco. Siamo prontate. E o Chiara, prometto di osservare lo santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo e di vivere in obbedienza, senza nulla di mio e nella castità. E o Pacifica, prometto di osservare lo santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo e di vivere in obbedienza, senza nulla di mio e nella castità. Come disse nostro Signore agli Apostoli, non portatene una cosa per via, né bastone né borsa. E calzamenti nel denaro. Promettete di seguire la dottrina e l'esempio di Gesù Cristo, lo quale disse allo giovane che voleva andare a perfezione: se tu vuoi Cristo, va, vendilo tuo e donagli ai poveri e vieni e seguita me. Promettiamo. Mo che era il giorno di festa, andiamo una pollastra con tutte le intestine. Una pollastra? Buona! Abbiamo lo medesimo prenome, sai?
Come? Siamo pacifici. Tu pacifica e io pacifico. Più te lo pane, fratello. Io lo pane. Via. Lo mangiamo insieme, eh? Non potete restare qui, Chia. Perché? Perché sta sicura che i parenti vostri vengono e vi rimangono a casa. E poi che famo noi? Non potremo fare niente. Abbiamo tonciato i capelli. Ma i capelli non bastano. Dovete avere la protezione del monastero. Dovete andare alle Moniche di San Paolo. Ma io non ci voglio andare alle Moniche. Ci pongono a servizio. Così se vanno nei conventi, sì, senza dote. Non parlo degli giorni, Chia. Poi venire e vi portiamo a San Damiano. Qui andate a sta con le sorelle dello servizio. So opere umili e le dovete fa, che non avete la dote. Qui ha bisogno di governare la cucina, nettalla delle lordure del sudiciume, assettare e governare la casa. Noi siamo al servizio di nostro signore. Stiamo con l'animo cheto. Sì, ne. Ma ponetevi i sandali ai piedi. Non voglio lordura nello convento mio. Patre benedicto, narrent quia fuit, quidam quo voluit. Sed non valuit implere. Soror nacque eius, a scolastica. Ascoltiamo la storia dei scolastici. La santa sorella di Benedetto, lo santo nostro. Tempore dedicata ad Eum Semel, per annum venire consuevera. Il latino tu lo intendi? Sì, ne. Un maestro di grammatica mi ha parato. Sua vedova, non tenevo la dote. Sono venuta qui con la mia sorella. Siamo allo servizio, ma siamo nobili. Io sembro anche un figlio, grande. Ah, sì? Ma suo figlio mio malassato, se ne è dopo lo mondo. Solamente venga se è dormita. Disse Francesco che dovevamo predicare nel nostro volgare. Il che intende la Bibbia e chi ne intende lo latino. Vero, avevi ragione, Francesco. Ma la Bibbia non può essere tradotta nel volgare nostro. Se può, soffia nella fede. State, ma senti qua che è bello. Benedetto è da trova scolastica. E scolastica gli rimane di restare con lui pure la notte per non sta sola. Ma Benedetto dice che non se può, che lui ha da ritornare al monastero. E allora scolastica piagne. Piagne e lo pianto di scolastica fa venire un'inondazione di piova. E Benedetto e i fratelli si devono sta. Non pote non muove manco un pede. La divina bonetade. Cunque demenza levare caput, tanta coruscazioni settonitui virtus, tantaque inundatio pluvie erupit, ut neque venerabilis benedictus, neque fratres quid cum eo aderant, extra loci linen quo concederant, pedem movere potus. Vai e snudati la testa. Non te possono fa niente. Chiara de Favarone, femmina malaventurata! Avi da tornare a casa, alla potestà dello padre tuo.
E i capelli? Che hai fatto? Tonsuti. E mo? Vuoi stare a servizio da ste monache? Perché? No, ne padre. Voglio stare con Francesco e gli antifrati. Voglio vivere in povertà. Tirano il filo della trama, si pigia lo pedale e poi sciacquo la pettine, si butta lì. Potremmo fare la prova io e la mia sorella? Sì, ne. Comincia tu, Cristia, io guardo. Mettelo filo innanzi. Sì, ne. E passo. Tutte queste hai trovato? Le potevo tenere, poi vediamo. Guarda queste. Sono piccioli. Sono grandi e picciolelle. Sono per tutti i livelli. E lì? Ci sono le calzature. Ah. Sono stracciate e rotte, me le potevamo racconciò. Fammi le prove. Ma le fratri non sono senza calzature. Quando andavamo per il libertario per la carità, ce l'avevamo. Nel monastero restiamo scalze. Francesco è d'accordo. Queste sono belle. Madonna Chiara. Dite, sorella. L'amore di Gesù Cristo, nostro Signore. Guaritami sta creatura. Ma io non sono un medico. Ma c'ha la febbre grave da 3 giorni. Aiutatemi, vi prego. Pare risanato. E una medicina mi aiuta lo caldo. Si fa guarire i malati come famo che. Il posto non ci sarà per tutti quelli che verranno. Potevo mettere qui da retro in un ospedale per gli infermieri bisognosi.
A noi ci basta l'altra parte per dormire. Muove, basta. Quando vengono le sorelle nuove? Vero. Tu pensi che vengano altre sorelle? Lo penso. I frati che stanno nei boschi sono per me come cavalieri. Come quelli della tavola rotonda per Artù. Ma pure tu, Chiara, tieni le sorelle. Fidele e coraggiose. Ma tocca che parlate con lo Santo Padre, come abbiamo fatto noi. Se no è difficile. Sì, ma io scrivo allo Papa. Vieni, ti fa vedere. Da mettere l'orto, vero Cristian? Sì, ne. Piantiamo agli, cipolle, rape e similianti cose. Buone cipolle e rape. Buone sì. Ma lasciate uno spiazzo libero per i fiori. Ma i fiori non si mangiano, Francesco. Ma sono belli. Resto con voi e mi faccio manaca come a te. Ti vedi o no? Vieni con lo servitore. Ma è tornato alla casa. Gli dicesti che sta muto? Agnè, qui non c'avevo protezione. Siamo in pericolo se vengono padre e l'altra pigliate. Perché? Lo padre nostro morì, chi è? Come morì? Era infermo. Non lo sapeva tu? Mo zio Monaldo muore. Mo zio Monaldo mi vuole marito a forza, come Messer Alfredo, lo padre di Ignazio, che non vedo. Ma Messer Alfredo aveva 70 anni. Agnè, ha patito tanto lo padre nostro. Sì, e sempre domandava di te, fino all'ora ultima.
padre tuo era buono. Io a te t'ammazzavo. Fate male! Aia! Aiutatemi! Francesco! Francesco! Che facemo? La vedete da mettere sopra lo cavallo? È una macina di piombo, non si può muovere. Satanasso dello demonio. E ora l'ammazzo, ma non la lascio resta qui. Francesco, vedesti? Come facesti? Ciao.
Confesso lo stupore mio. Che lo santo padre, magni fu domandato di conceda un ordine de femmine. Lo privilegio un po' per tati. Ma così sia. Nello nome de Deo Omnipotens. Sicut. Manifestum est. Quod leva sponsi celestis, est sub capite vestro. Denique qui pacit aves celi, et lilia vestit agri, vobis non derit ad victum pariter et vestitum. Donec se ipsum vobis transiens in eternitate ministret. Sicut ergo supplicastis, altissime paupertatis propositum, vestrum favore apostolico roboramus, ut recipere possessiones a nullo compelli possitis. Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur, vocatum est nomen eius, Iesus. Quod vocatum est ab angelo, priusquam in utero conciperetur. Consumati gli otto dì, Gesù fu circonciso. Pensate che oggi comincia Gesù Cristo a spargere lo suo santissimo sangue per noi. E colui che mai non fece peccato, anzi, fu nemico e distruttore di ogni peccato, comincia oggi a portarne pena per il peccato nostro. Piagnete dunque con lui, con compassione, in perroché egli pianse oggi fortissimamente. In esto giorno de festa festivo, ci dovemmo rallegrare assai della nostra salute, ma dovemmo pur anche avere grande compassione per le pene di Gesù Cristo beato. La carne preziosissima e tenerella fu tagliata dalla madre sua. Piagnete il putto Gesù. E mentre che piagneva, piagnette ancora la madre sua, la sempre Vergine Maria. Sicuro che piagnette. Con Tommaso mio, quando che piagneva, io mi disperavo. La madre e figlio sono la stessa carne. Piagnette ella. E standole lo putto nello grembo, come vidi che essa piagnea, che mise la manuzza santa sulla bocca. E la supplicavi con i segni della mano. E non piagne. Dicono che frate Francesco ha dimorato dello gran soldano. Parlaro assai. E lo soldano fu uditore attento dello suo predicare. La cosa buona e giusta. Il Signore Dio ci aveva mandato per predicare della salute e della povertà ovunque nel mondo. Pure un usurello volevo partire. Anche con voi, fratelli, si puoi volire. Io ci vengo con voi. E ritorna Francesco e ne parliamo. Annabelo Mon è troppo periglioso per voi. Ci vuole la conoscenza degli volgari e del latino. Verum est. Se voi predicate lo verbo, ma le gente non lo intendono, poi ci credono che è eresia. Io il latino lo conosco. Eppure gli volgari. Ma le sorelle vanno da magna. Buono servizio. Ah, Pacifico. Quando vai per l'elemosina, cerca dell'olio. Io ti apparecchio il vaso loco, sopra della panca. Fiat. Hai demoniato? Un poco di pane, sì. È troppo periglioso. È stato se Balbi? Nulla, stati cheta. So parole belle che avevamo ascoltato mo. Belle sì. La dolzura e la pena del nostro Signore Gesù Cristo nella sua natività. E sotto lo capo nella magnatura aveva un sasso. La vidi io, sta pietra a Betlemme. Veramente?
Facessi lo peregrinaio a Betlemme? Sì, ne. Prima della monacazio. Vorrebbe annacci pure io. Prima allo Marocco, da certi frati pur fatti martiri. E di poi a Betlemme. Malvi, non era a Betlemme che trovaste i lupi? I lupi? Era notte di luna piena, gli eravamo dormienti. Quando sentimmo strullare, s'alzò la femmina, perché la sua creatura aveva un bisogno corporale. Prendemmo un tortore per tenere a bada i lupi. I lupi come li governi? Mica con le mani. E li fanno paura. E sono scappati? Sì, ne. Gli abbiamo fatto paura noi. I lupi sono come i cani. Hanno paura dello tortore. Niente d'aiuto per oggi, Chiara. Che te consumi. Pure Francesco te l'ha detto. Che se non vuoi mangiare il lunedì, il mercoledì e il venerdì, devi mangiare sempre un pocolino di pane e bere un poco di acqua. Un pocolino di pane me lo mangio. Non ti sollecita per me, baby. Dammi un po' di farina, va. Lo vaso non era in piuto, era vuoto. Pacifico lo trovavo in piuto. L'apparecchiassito lo vaso che ha.
Buono. Chiara, mai mangiasti così? Ministro, la dona della signora Deo. Lo nutrimento? Sempre dono dello signore Deo. Come dice Francesco. A Francesco nostro gli piace le mangiare. Chissà che si mangia Francesco all'Oriente, mo? Nell'Oriente si mangia la semola con lo latte di amandola e lo cinnamomo. E non si può mangiare lo porco, che porta scomunicazione. Come si mangia senza lo porco? Cioè, lo Marocco che si mangiano? Si mangiano lo pane, come a noi. Ma è come una spugna mollicosa. Ci pongono dentro le carni, le erbe, l'olio. Lo pane come la spugna, madre santissima. Che fa, sei gonfiato la pancia? Saluti, Chiara. Lo Santo Padre ti saluta. A Roma si parla tanto di voi. Deo, grazie, salvo volere di Teo. Sempre sia lodato. La femmina non poteva vivere in paupertate. Lo Santo Padre vi fece sta concessione, ma non poté durare. Le sole campano di possessione. Non potevano andare nel mondo con i frati. Ma noi siamo accordati così. Insieme viviamo in povertà. Sì, ma se non avete possessione, non avete manco protezione. Tu si badessa, Chiara, vi dà protezione alle sorelle tue. Voi chiamate mia Battista per la regola di Benedetto. Ma noi non siamo benedettine. Io non sono Battista, io sono la sora delle soreme. Siamo insieme e andiamo insieme. Ma sono solo le serve che potevano sortire dalla clausura. No, le Moniche. E voi sortite tutte. Ma ognuna nostra sora è serva. Qui serve, non ci stanno. Si sorte tutte la bisogna. Quando andiamo alla chiesa per portare toglie dall'altare. Quando abbiamo da consolare le anime e i corpi degli infermi. Quando andiamo per lavorare o chiedere la limosina. Noi sortiamo dal monasterio per dare esempio a tutti della conduzione della vita secondo lo Vangelo. Come i frati di Francesco. Ma voi non siete frati. Siete femmine. E niuna femmina può dare esempio a niuno mai. Ma siamo pure noi figli di Deo. E angeli del suo Vangelo. E lo Cristo risorto si mostrò primeramente davanti alle femmine. Sì, ne? Però ricordatelo Santo Paolo. Che disse che le femmine abbiano da imparare lo tacere. E secondo lo Siracide. Dalla femmina aveva principio lo peccato. Per colpa delle femmine tutti morimo. E i padri della Chiesa vi ricordano che nunca mai apostolus permittiti feminam dominare hominem. Sì, ne, ma... La femmina fa tentazione nello peccato con lo periglio del corpo e delle carni sue. Ma ogni giorno ci sono mille femminelle che vanno a fare ordine dei paupertati come lo tuo. Femminelle che si vanno con i piedi scalzi. S'appellano solo ore minore. Così insozzano pure lo nome degli frati minores. E lo voto vero dei paupertade dei frati Francesco. Chiara, voi non potete fare come gli frati. La femmina dona esempio con la modestia e la clausura nello monasterio. Allora non posso partire. Partì? E ben dove? Le lingue vostre parlano solo per far mordenza!
Disse Colino che non poteva andare alla Marocco in Terra Santa. Disse che ci portano in prigione. E che ci chiudono le porte del monastero se proviamo a partire. Golino sembra impregnato dell'odio contro noi altri. Che Dio ne scampi. C'è denaro, lo pane e li funghi in cambio delle tovaglie e dell'altare. Appiccia lo fuoco e monde le funghi. O vengo.
Chiara! 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 Niente. Non me ne fu niente. Portone fu leve come un mantello. Ho fatto un altro miracolo. Dal viaggio in Oriente io ho imparato assaiissime cose. Che noi frati siamo uomini come gli altri. E quando andiamo tra gli infedeli non dobbiamo mettersi né liti o disputazioni. Che siamo cristiani. Fratelli di ogni creatura. Dio si testimonia nelle opere nostre. E l'Evangelo porta pace all'uomo. Non offendit mai. E questo è l'esempio che potremo dare. Le portacce come fratelli, con tutti. Ma frate Francesco, solo con l'esempio non si può convertere gli infedeli. Ma noi non siamo chiamati per portare conversioni. Noi famo testimone dello Verbo con la voce nostra. Famo testimone e gli altri ci vedono. Fiatevi le mostazzole. Domesticati con l'omino e le mandorle. Jacopo ha dato i sette soli, ce li dette quando noi eravamo a Roma. Jacopo è una femmina, ma è come fosse un frate. E lì? Ma chi è sta Jacopo? Gli fa fare un ordine pure a San Francesco? No, Leone ci disse che quando arrivasse la porzioncola ci furono villani e oltraggi. Che fu, Ele? I frati fecero casa dei mattoni quando eravamo via. Quando siamo tornati e l'abbiamo veduto, Francesco è diventato matto. S'alze sopra i tetti delle case e principiò a a terra tutto, via. E te, con i mattoni. Ebbene, fici Francesco. Ma dissero che le case non sono dei frati, ma della comunità Sisi. E allora li tenemmo. E mo' i frati ci dormono pure dentro. Pure se Francesco non vuole. Noi dovremmo dormire dentro le capanne, chiaro. È sempre stato così. Cademo stazzoli, sono buoni. Quando non siete presenti nascono avvenimenti. Pure Filippo. Scrisse una lettera al papa chiedendo la protezione per noi. Scrisse una lettera per noi. Chiama, non li vuole mostazzoli? No, ne. Filippo non aveva malintenzione, Chiara. Fece così per voi. Ma noi non abbisogniamo di niente. Filippo così ci mette contro Agolino che vuole che facciamo la clausura per protezione. Noi la clausura non la volimmo fa. Stiamo bene così come siamo. Chiara? Volevo tenere un sogno. Che sogno? La sogna che era una gallina. Picciolella e nera. E voleva tenere i pulcini mai sotto all'ala, ma non poteva. I pulcini sono i frati. Che crescette. Io solo non posso tenerle qui come annali. Ma sono pulcini. E i cavalieri? Gli eroi della tavola rotonda di Riartù dove stanno? Coi fratelli miei non posso essere carnefici, chi ha? Come facciano i potenti dello secolo. No, Francesco. Ma tu hai da difendere l'opera tua. L'opera nostra. E come? Con la forza. Poca diventa come un uomo potente. Non ci divento, via. Non me va. Come so? Buono. Mi sembra contento. Ma è infermo. Ha male agli occhi, mi pare. Sta
State a dormire, Balbi. Che se non riposi non te puoi risanare. Gli fa male la gola. È meglio che dorme. Bisogna che essa parlava nuovamente. Ancora un sogno. Cristiana dalle scrofole in gola non ci si risana. Se parla più e poi se muore. Non devi sapere. Ma la sogno fu bella. Pareva vero. Chiara, non avete la fammi le piedi a me. Sono arrivata mo. Sono vizio. Sempre lo facit. Usiamo così. Ci lavamo le piedi visondevolmente. Ma e se badessa? Se Chiara ti intende parla così. Siamo tutte sore minori. Non c'è sta badessa qui. Sì. Mi dovete lavare i piedi. Camminavo tutto lo giorno. Puzzano, sono lordi. Buono, mesto. Stati in chieto animo. Mi da noia fra le dita. Dai, lascia sta. Dai. Dai, lascia sta. Oh, per l'amor di te. Chiara. Buona, Chiara. Mi rincresce, mi rincresce. Ti dole. Niente, non fu niente. Ma lo sangue, lo smette. Non fu niente. Bulla Domini Pape Honori Terzi. Super regulam fratrum minorum. Caput undecimo. Precipio firmiter, fratribus universis. Ne abbian suspecta consortia, vel consilia mulierum, et ne ingrediantur monasteria monacarum, nec fiant compartras virorum, vel mulierum, nec ac occasione inter fratres, vel de fratribus, scandalum moriatur. Tu! Tu che dicesti che non volevi scrivere una regola, però il Signore ti aveva chiamato ad essere l'ultimo pazzo della terra. Tu lo sai che doveva scriverla, Chiara? Che la prima regola non fu approvata. No, ne sicuro. E chi sta? Chi sta chi l'ha scrivuta per te? Ugolino in persona. Chiara. Sto qua e mo parliamo, Elia. Ma nella regola nuova non si parla più del voto di povertà. Non si parla di ribellarsi contro i potenti. Niente rimane del tuo proposito primiero. Dello nostro proposito. Ho furore tu perché scrissi delle tue sorelle. Che dovevamo via separati. Via separati? Abbiamo cominciato insieme. Altrimenti non poteva fa. Potive tu invece. Ma avevamo la regola. E per questo campamo. Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si può che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo Santo Padre t'approva. Perché mi dici cosa fa? Le sorelle non hanno da obbedire ai frati. Sei tu che lo dicesti o no? Fa come vuoi, Chiara. E non vieni più a San Damiano, Francè. Fa come hai voluto scrivere nella regola tua. State veloce dalle femmine. Tutti. Avete paura? Siamo perigliose. State per qua. Non siete più le benvenute alle case nostre.
Balvina Moria. Il momento è giunto. Le orazioni nostre furono vane. Andate via. Andate via. Via! Ah sì. Va in cucina, scardano quel portalo. Morì. Nane. Dategli acqua a bere. E quando avrà riprincipiato a parlare, menatelo a me. E di a Chiara che sono sanata. Sanata. Balvina, sei sanata.
Francesco scrisse un'altra regola così. E mo fu approvata. E come questa regola? Raccomanda che i frati ovunque si vadino si guardino dalle femmine. Non devono camminare per le strade con esse. Non devono mangiare insieme. E raccomanda che i frati non ricevano mai le femmine ad obbedienza. Ma chi stupisce Francesco con noi da principio? Avevo promesso l'obbedienza a lui. E mo siamo sole. Ma insieme. Era buona. Sono da Spoleto. La figlia è infermo. Che fu? Ti dale? Sì. Da buono sta così. Una settimana. Vieni. Benvenuta, via l'acqua, un vaso e un istrumento piccino. Ti ficcassi una cosa nel naso? Ecco, era un sasso.
Sì, sì, lo decotto di Anita in panno. È lo miracolo della mirabilia. Fece un miracolo. Aveva segnato la fronte e lo figlio si risanò. Lo miracolo! Lo miracolo! Lo miracolo! Sentate, ma quale miracolo? Miracolo! 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 No, ma quale miracolo? Miracolo! Miracolo, invece! Ceci, basta, zitta, sei stupida! Cavai una pietra dal naso e basta! Quando puzza e avi fastidio, poniti una pezza sopra lo naso. Ma non verno puzza meno che l'estate. Ma se mossi ho fastidio per la puzza, non gli dispiace la gente? Se puzza, puzza. Noi lo sappiamo pure essi, se ma tu se lo puzzo. E poi la bocca se tiene coperta, che lo morbo s'attacca. Voi siete pulzelle, non la ricordate dei boschi? Dove andavamo con le madri a cogliere i corbezzoli fronzuti, le mele selvagge, poi gli arbori frodaiati, e mo ci stanno i campi puliti, arati. Vorrei tanto rivederli, sti boschi. La dama l'ha detti a illa. Tu vuoi lo gallo? Piglia lo gallo. E tu che vuoi? Lo cane o la pecora? Piglia lo cane, che bello. La pecora? E piglia la pecora. Sti pupazzetti li faceva Tommaso mio quando era piccolo. C'avevano un cane e non lo lasciava mai. E poi si è fatto grande e non ci ha giocato più. Lo vuoi questo? Piglialo. Non lo vuoi? Hanno paura di teglia. Paura? E perché? Che dicono che sei santa, che facili miracoli. È perché non è la verità. Oh, Francia. Non portate né una cosa per via. Né bastone né borsa, dice la nostra signora. Ma io amo sempre io sta col bastone. Pacifico ci disse che trovassi un medico nuovo. Ugo lì non lo trovavo per me a Rieti. A Rieti? E come fu che venisti? Si allunga così la via tua. Che vede lo viso tuo, Chiara. Potrà essere l'ultima volta. Tu? Non volevi vedermi tutto intero? Sai che fanno appena moro? Mi fecero tutto tagliato per venire in pezzo alle chiese. Oramo insieme. Diciamo tutti lo salmo che lode lo creato per l'amore dello creatore. Mo che gli occhi miei non vedono, ma appare la bellezza dell'umonno. Facciamo che legge chiara che sa vedere latino.
Alleluia. Alleluia. Laudate Dominum de Celis. Laudate Eum in excelsis. Laudate Eum omnem angeli eius. Laudate Eum omnes virtutes eius. Laudate Eum solet... Chi è? Dici non è lo volgare nostro, se no le sorelle non intendono. Laudatelo Domino degli cieli. Laudatelo nell'alto degli cieli. Laudatelo voi, schiere di angeli. Laudatelo voi, sole e luna. Laudatelo voi, fulgide stelle. È come l'ho riso dell'universo, il nostro paradiso nel mondo. Dobbiamo dire pure anche l'orazione nella lingua comune. Come le pratiche. Ma non si vanno a tradurre le scritture nella volgare nostra. Oggi l'avemmo fatto, ma non si può, Francesco. E perché sta scritto non lo dei? Non lo dei nella lingua nostra. Che la intendiamo tutti. Gente letterata e volgare. Le femmine e i fanciulli. Così tutti pregavamo, intendevo quello che pregavo. Dicemi. Non lo terminai. Lo scrivemmo a duro per l'occhi. Stanotte ci lavoro. Chiara. Chiara. Francesco sta male. A dimana che viene. Ho estinto la lume. Siamo ciechi insieme. Non piangi. Ma non piangi manco tu. Dormi, Franci. Stan fermi te, miseria, sulla via tua, la vita eterna. Altissimo onnipotente e buon Signore, tue sole laudi, la gloria e l'onore, e tonno e benedizione. A te solo, Altissimo,
se confano, e null uomene degno tementovare. Laudato simi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale è giorno, e t'allumini noi per lui. E te lo è bello e radiante, con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato simi, Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, preziose e belle. Laudato simi, Signore, per frate vento e per aere, e nubilo e sereno, ed ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato simi, Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, ed umile, e preziosa, e casta. Laudato simi, Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte. Ello è bello, e iocundo, e robustoso, e forte. Laudato simi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba. Laudato simi, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infermitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siano incoronati. Laudato simi, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umiltà. Mi neghino a salutare. Io volevo solo stare con le gente, Francesco. Non volevo fa paura. Non volevo che mi chiamano santa, non volevo. Le facce andò male, vanno essere difficili per noi chiamare. Ma tu sei forte. Più forte di tuo frate Francesco. Andiamo allo paese, vediamo di trovare farina di macina.
Il mangiare vostro sulla Balvina è buono. Facistelo voi? Sì, ne santità. So le faccende della serva dello Signore nostro. Sono vivande delicate e ghiotte da gustare. Non ne serva, ma di domina. Aia scrive la regola nostra, santità. Regole scritte da femmina non ci stanno. E la nostra sarà la primera, santità. Approviamo solo una regola di clausura. Lo sai, Chiara? Solo la clausura. Sì, ne. Clausura. Ma con la regola nostra. Certe sarei avevano da travagliare fuori dal monasterio. E dovevo mantenere lo privilegio della povertà. Eravamo sul Papa. Posso dispensarti del voto della povertà? Santo Padre, a nessun patto desidero essere dispensato dal voto. E nemmeno le sarei mie. La pinoccata! Voi donate vizi a un povero peccatore. Non foste ospite sì liberale quando era cardinale. Quando abbiamo la regola nostra, non vogliamo badesse a domino. Siamo tutte sore minori, come per i frati e come fai per Francesco. I frati. Francesco morì in morso 2 anni. Una cosa è cambiata. Santità, con la santa pazienza e temperanti facciamo una cosa. Ma non mangiate voi, Madonna Chiara? Sapete, Chiara, che per lo munno nascono tanti conventi, le sorelle che vivono come a voi. Pure in Boemia, la figlia dell'imperatore. Sì, ne. Ci scrissimo a sé lettere con Agnese di Boemia. Santa pazienza. Chiara, tieni temperanza nello giudizio, queste femmine importanti. Per te e per le sorelle tue. Scrivi. E te io la guardo, la regola tua. Balbi, cosa avevamo da mangiare? Poco, quasi niente. Un poccolino di pane. Affettamolo pane. Siamo 50 fette. Ma non ci basta. Tu affetta. Ma basterà. Ci ho provato, lo giuro, ma non riesco a capire cosa cazzo è successo, mi sembra di affogare. Ora ho voglia di urlare come Paolo in teorema,
nello stomaco il fuoco, mentre la terra trema. Voglio prendere un albero, strapparlo dalle radici, dare fuoco ai palazzi, fare a pugni. Non sai più, non sai più, ah, chi sei tu? Penso che, poi penso che, poi penso che forse ci dimenticheremo e poco a poco ci dissolveremo. Corone di fiori, un miliardo di pensieri, tra viaggi, rumori, profumi e desideri, gli spazi, la pelle, le linee dei nostri volti, gli odori, stupende parole si disperderanno nel tempo, nel vento, nei tuoni, nei lampi, e resterà il silenzio, e resterà il silenzio. Ma questo è il pensiero che mi fa impazzire. Non so morire e non voglio. Saremo orizzonti e ci potremo ammirare, ci nasconderemo.
ti chiedo.